Ciao amici, benvenuti a una nuova puntata di Quaderno Divino. Buongiorno Antonio. Ciao ragazzo, buongiorno. Stavolta sì che è arrivato il bello, sono contento. Meno male. Oggi assaggeremo un vino che so è molto particolare, quindi raccontaci. Continuiamo con le chicche. Allora, siamo sempre in Italia, andiamo in Molise, quindi diciamo al confine fra il centro e il sud dell'Italia. Una volta si diceva Abruzzo e Molise, veniva considerata una macro regione. Allora, il produttore che prendiamo in esame in questa puntata è Antonio Valerio. Siamo a Monte Roduni, in provincia di Isernia. Il vino in specifico è l'Opaglia Tintiglia, Tintiglia del Molise 2010, è una DOC. Tintiglia, se ricordi bene, all'ultima puntata avevamo affrontato un vitigno quasi estinto. Diciamo che siamo quasi nella stessa condizione, qua sono partiti prima col recupero. La Tintiglia è un'uva che è stata portata in Italia dalla Spagna nel XVIII secolo. In Molise ha trovato il suo luogo d'elezione, quindi si è sviluppata molto molto bene, fino ad arrivare il vino proprio a essere riconosciuto come il vino del Molise, la Tintiglia. Poi a un certo punto se ne sono perse le tracce, era praticamente scomparsa. Grazie ad alcuni produttori, fra i quali il grande Antonio Valerio, sono state riportate in produzione alcune viti di Tintiglia fino ad arrivare a questo prodotto, che è un prodotto di nicchia e sicuramente anche di eccellenza. Raccolta metà fine ottobre, viene svolta, diamo due note tecniche noiose ogni tanto, ogni tanto solo, fermentazione malolattica in legno e invecchiamento in barrique per almeno 24 mesi. Parliamo di barrique di primo e secondo passaggio, quindi nuove o leggermente usate. Andiamo alla fase 2? Ok. Ovvero si versa. Un rumore invitantissimo. Allora, agli occhi, analisi visiva, questo è il classico rubino, un bel rubino, molto intenso. Ma limpidissimo anche. Esatto, assolutamente limpido. Poi con questa luce possiamo veramente valutarlo nella sua pienezza. Sì. Quindi rosso rubino aggiudicato. Al naso ci accorgiamo subito, a parte che ti è piaciuto, mi sembra di capito, però a prescindere dai gusti personali, ragazzo, un po' di... Il passaggio in legno si sente. E la nota di liquirizia è decisamente una nota importante. Piacevole, attenzione, non stucchevole, non troppo invasiva, ma c'è. Frutti di bosco. Frutti di bosco ci sono assolutamente tutti. E un'altra caratteristica che andiamo a rilevare spesso e volentieri quando abbiamo il passaggio in legno è anche il sentore di vaniglia, no? Quindi questo balsamica, la nota balsamica, sì, molto 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 balsamico, come invitante. È un ottimo, amici, questa è un'ottima cura per il raffreddore. Se avete il raffreddore vi apre bene le vie respiratorie e tante altre malattie. Bravissimo. Andiamo all'assaggio. Confermiamo anche in bocca le, diciamo, aspettative che avevamo. Nonostante sia un 2010, non mi dà l'impressione che siano già passati 6 anni. Sicuramente un vino con delle prospettive, un vino che può andare avanti nell'invecchiamento. Il frutto rosso ritorna pienamente in bocca, rotondo, giusto, persistente, giusto tannino e anche una nota acida che non guasta assolutamente. No, infatti quello che hai detto è giustissimo, nonostante essere un 2010 molto fresco, come vedi, molto fresco, ma il balsamico ci dà questo insieme di cose, ci fa parlare di un vino piacevolissimo. Devo dirti che è fantastico. Fra tutte le Tintiglie che hai bevuto nella tua vita questa è la migliore perché l'hai portata tu. Forse anche la prima. È la prima. Allora, come lo avveniamo?
Come lo abbiniamo questo vino? Chiaramente un vino del genere lo puoi abbinare con qualsiasi tipo di carni, carni rosse, carni importanti, anche dei primi ben conditi, sempre con ragù di carne, quindi piatti anche importanti. Rimanendo in quella zona lì, dove comunque fra Abruzzo, Molise, ma anche nella stessa Puglia poi è molto sviluppato l'allevamento degli ovini, sicuramente una grigliata Di agnello. di agnello, ma non l'agnellino, magari l'agnellone, come dicono loro, che è leggermente più grasso e quindi ci va a combattere bene con l'importanza di questo Sì, vino. perché un vino strutturato, nonostante la freschezza, parliamo di un vino di Assolutamente sì, media assolutamente strutturato. sì, Sì. E assolutamente sì. quanto ci costerebbe goderci questo Questo vino? vino, che diciamo è fra le perle di questa cantina, costa 18 euro. Nella cantina di Avvenamento costa 18 euro. Ma li pagherei volentieri È perché una piccola chicca da tenere in cantina. è questo che ancora non ci dà la lontananza delle immagini attraverso la videocamera, la vitalità di questo vino. Bravissimo, hai colto nel segno, hai colto nel segno. Niente, niente da aggiungere. Salute Salute a te, Antonio, alla prossima amici. a voi.